Il video di oggi sarà un po' diverso rispetto agli altri, se possibile ancora più personale rispetto agli altri, perché andiamo a parlare di Profondo Rosso, 1975, il mio film preferito in assoluto. Parlare di un film preferito è sempre difficile, si corre il rischio di cadere nella banalità, di dire cose che bene o male si sanno. Cos'è che non è stato detto su Profondo Rosso? Partiamo da qui. Se uno apre il web si troverà un sacco di video, 10 curiosità che non sapevi, che poi alla fine si sanno. Oppure, non so, che cosa potremmo dire di inedito. Quindi, non vi parlerò della seduta di parapsicologia nel teatro di Masha Merrill, non vi parlerò del Blue Bar, del finto Blue Bar in piazza CLN a Torino, che si ispira al quadro di Hopper Nighthawks e dove David Hemmings e Lavia brindano la Vergine stuprata. Non vi parlerò dei quadri all'interno del corridoio della casa di Masha Merrill. Uno di questi quadri celerà il mistero finale. Quel quadro è stato fatto sparire perché rappresentava qualcosa di importante. Quadri dipinti da Enrico Colombotto Rosso, per la verità riprodotti da Francesco Bartoli su commissione, ispirati alle opere di Enrico Colombotto Rosso, tutte cose che già si sanno, quindi non ne parleremo. Potremmo parlare del disegno che David Hemmings ritrova all'interno della villa del bambino urlante, Villa Scott, il disegno sulla parete del bambino col coltello insanguinato che urla. Forse questo non tutti sanno, che il disegno fu opera di un giovane studente di architettura, amico di Dario Nicolodi, che si chiama Giorgio Galletti. Quindi, se qualcuno è alla ricerca di questa curiosità, chi ha fatto il disegno che poi Hemmings ritrova sotto la parete, oppure che Nicoletta Elmi trova nell'archivio della scuola quando viene messa in punizione? L'autore di quel disegno è appunto Giorgio Galletti, all'epoca studente di architettura, oggi rinomato architetto. Quindi, questa magari forse è una curiosità che non tutti sanno, ma non vogliamo parlare neanche di questo. Non vogliamo parlare del pupazzo di Carlo Rambaldi, non vogliamo parlare di Giuliana Calandra affogata nella vasca da bagno con l'acqua calda, non vogliamo parlare del vapore acqueo di Glauco Mauri che legge il nome dell'assassino, non vogliamo parlare della testa sbattuta sugli spigoli, non vogliamo parlare di Clara Calamai alla sua ultima interpretazione, non vogliamo parlare di Gabriele D'Avia. Di che parliamo? Tutte cose che sono già state dette, ridette. Se diciamo che Profondo Rosso è un capolavoro, non è che diciamo una cosa tanto lontana dalla realtà. Anche se il concetto di capolavoro è sempre opinabile, però ci sono dei dati oggettivi e incontrovertibili che non si possono contestare. Profondo Rosso è oggettivamente capolavoro in ogni inquadratura. Abbiamo un Dario Argento in stato di grazia e questo si vede nel montaggio, nelle inquadrature, nelle scene, in tutto il film è praticamente perfetto. È il cinema, ragazzi. Tutti i detrattori di Argento possono dire quello che vogliono, ma Profondo Rosso è un capolavoro totale e basta. Quindi, che io sto qui adesso a tessere le lodi, cioè, non avrebbe neanche tutto questo grande senso, quindi. E quindi allora di che parliamo? Non parliamo di questo, non parliamo di quello, non parliamo di quell'altro. Arrivederci e grazie. No, voglio fare qualcosa di diverso. Voglio raccontare il mio incontro con Profondo Rosso. Profondo Rosso nasce, cioè esce nel 75, no? Ma io nel 75 avevo 5 anni, quindi ero piccolino, non ho potuto vederlo al cinema. Ecco, il mio rimpianto magari è essere nato con qualche anno di ritardo. Mi sarebbe piaciuto nascere una decina di anni prima, magari nei primi anni 60, fine anni 50, in modo da poter vedere tanti, tanti bellissimi film al cinema. Comunque, vabbè, non importa. Il mio incontro con Profondo Rosso però avviene nel 1980, io avevo 10 anni e avevo avuto in regalo un proiettore Super 8 Fumeo. E all'epoca era l'unico modo per fruire del cinema in casa, perché c'era la televisione, le prime TV private, eccetera, eccetera, ma se tu volevi vederti il film a casa, non c'erano ancora le videocassette, e quindi c'erano i film a noleggio in Super 8. Si andava in questi negozi o di fotografia o negozi specializzati che noleggiavano appunto le pellicole,
E ti portavi a casa il film per 48 ore. Io mi ricordo, avevo 10 anni, ogni film che noleggiavo con mio padre, che mi accompagnava in questo negozio a Napoli, si trovava fuori grotta, il film me lo tenevo per 48 ore, ma io me lo proiettavo almeno 2-3 volte. Mi chiudevo nella mia cameretta, ecco, la stanza chiusa esisteva già quando avevo 10 anni, e mi sparavo il film 2-3 volte in... La prima volta magari anche con i miei, ma le altre 2 o 3 volte successive in perfetta solitudine. Quindi il film io lo assimilavo. E quindi niente, quindi tra i tanti film noleggiati in quel periodo si noleggiò anche Profondo Rosso. E quindi io a 10 anni ho avuto la fortuna di vederlo e la prima cosa che mi colpì fu la scena nel teatro. Quelle tende rosse, quei drappi rossi alle spalle di Masha Merrill che parla al pubblico. Ricordo che fui rapito e da quel momento fu amore folle per questo film. Va detto che poi il film ha avuto, insomma, innumerevoli visioni da parte mia, perché nell'83 fu trasmesso in prima TV su Canale 5. Fu un grande evento, mi ricordo, perché io avevo il videoregistratore, avevo un Betamax, e questa qui è la cassetta sulla quale io ho registrato Profondo Rosso nell'83. Sony, Betamax Sony. Poi ho comprato la videocassetta originale sul finire degli anni 80, primi anni 90, quando poi sono passato dal Betamax alla VHS perché era il formato più diffuso, anche se non era il migliore, e quindi videocassetta Domo Video, che però non ho trovato qui, ma presumo sia a casa di mia madre, quindi da qualche parte, in qualche scatolone, in mezzo a centinaia di altri, quindi è un po' difficile tirarla fuori. In compenso c'è questa qui, comprata in edicola qualche anno dopo, insomma, però vabbè, poi c'è anche avevo anche l'edizione Mondadori che però spoilerava maledettamente sulla copertina il volto dell'assassino. Maledetti. Comunque, parlavamo di queste memorabilia, ma il discorso del Super 8 è molto interessante. Che è successo? È andata via la luce, qui, Profondo Rosso qua. Allora, stavo dicendo, andai a noleggiare questo film quando avevo appunto 10 anni con mio padre. Dopo qualche anno questo negozio passò dal Super 8 alle videocassette, quindi tutti i film che c'erano in Super 8 all'epoca furono dismessi e fecero posto appunto alle videocassette. Così come tutti i videonoleggi, no? Le videocassette c'erano esposti i scatolini vuoti e quando tu andavi a noleggiare il film ti davano la cassetta in un altro scatolino di cartone. Stessa cosa avveniva per i Super 8, c'erano questi cofanetti bellissimi, tutti esposti in queste vetrine, eh? E il film ti veniva noleggiato in delle valigette. Ora, nei primi anni 90, io andavo sempre a noleggiare le videocassette in questo posto dove prima noleggiavo i Super 8 con mio padre. E quindi avevo fatto amicizia con i proprietari, Gino e Giorgio. Insomma, si parlava di cinema, si chiacchierava, era un incontro bellissimo quando si andava lì, non si andava solo per prendere il film e basta. Comunque un giorno vado lì e vedo il padre dei due ragazzi che nel frattempo avevano rilevato l'attività, il padre che era un uomo molto ombroso, molto scontroso, molto... incuteva anche una certa soggezione a guardarlo, però io con una faccia di cazzo mi avvicino e dico... Senta, io volevo chiederle una cortesia, ma tutti quei film in Super 8 che c'erano qui una volta, che adesso non ci sono più, ma che fine hanno fatto? Mica sono stati buttati? No, assolutamente. Sono in un deposito. E il mio sfizio, all'epoca avevo 21-22 anni, studente universitario, il mio sfizio era di recuperare quella copia in Super 8 di Profondo Rosso che io avevo visto per la prima volta. Glielo chiesi, dissi, ma voi avete anche Profondo Rosso? No, certo, devo cercare, devo vedere, devo fare. Gli lasciai il numero di telefono. Dopo qualche giorno questo signore mi richiama, dice, signor Giulio, sì, potete venire. Io dissi, sì, ma dove devo venire? Perché no, io abito a Via Piave, comunque questo signore abitava a 100 metri da casa mia e io non lo sapevo. Andai a piedi. Lui mi accoglie, gentilissimo, andiamo giù in garage, lui apre il cofano della macchina e mi tira fuori un cofanetto di Profondo Rosso in Super 8 nuovo. E lui mi disse,
Noi di Profondo Rosso avevamo due copie, una che era quella che noleggiavamo e che girava, eccetera, eccetera, che è quella che poi ho visto io, che tra l'altro era montata in quattro bobine da 180 metri. Il cofanetto invece di Profondo Rosso, che comunque, pur non essendo un'edizione, diciamo, ufficiale, era un'edizione pirata, però aveva il suo bel cofanetto, diciamo, originale, era composto invece da sette bobine da 120 metri. Lui mi tira fuori questo cofanetto, io lo guardo e rimango inebetito. Comunque mi chiese 200.000 lire. Per uno studente universitario nel 91-92, insomma, era una cifretta, però io in un paio di settimane, 2 o 3 settimane, mettendo da parte i soldini delle paghette, eccetera, e rinunciando a qualche pizza con gli amici e a qualche uscita con la fidanzata, che all'epoca manco c'avevo, alla fine riuscii a portarmi a casa questo cofanetto Super 8. Guarda che bello. Questo qui praticamente me lo sono proiettato solo io. Eccolo qua, con le sue belle bobine di 120 metri. Certo, sono perfettamente consapevole che è una stampa con molti limiti. Il film è accorciato almeno di una quarantina di minuti, mancano tantissime scene, ci sono quelle fondamentali naturalmente, ma all'epoca che avevo visto il film per la prima volta in quella versione, ovviamente non me ne resi chiaramente conto, ma non mi interessa, anche se il formato è cannato perché non ha il formato 2.35.1, ma è un formato quadrato, insomma, quello 4 terzi della vecchia TV di una volta. Vabbè, adesso non sto qui ad annoiarvi con le specifiche tecniche. Non mi interessa. Per me questo ha un valore affettivo che non si può spiegare. Se un giorno dovessi vendere qualcosa, questo sarebbe l'ultima cosa al mondo che io venderei. E quindi niente, quindi il Profondo Rosso in Super 8 da quel momento mi fa compagnia. Poi è chiaro che se vogliamo continuare sulla memorabilia di Profondo Rosso, è chiaro che si va avanti tra videocassette varie, ma ai primi anni 2000 ti salta fuori questo Blu-ray della Anchor Bay, che poi è diventata Blu Underground Audio Italiano. Questo lo comprai da Feltrinelli e lo pagai 90.000 lire nel 2000 o 2001, credo, non mi ricordo. Passano gli anni, esce anche il Blu-ray italiano, e non il Blu-ray italiano, il DVD italiano, eccolo qua, me lo stavo dimenticando, eccolo qua, vedi. Che però non è che ha una grande qualità, anche perché deriva da un master NTSC, e quindi l'immagine non è molto fluida, insomma, non è un DVD di buona qualità, meglio quello americano. Ma fortunatamente adesso siamo nel campo, nell'epoca dei Blu-ray, e quindi abbiamo questo Blu-ray della Arrow. Questa è la prima edizione. Anche questo ha la famosa copertina reversibile. Contiene le due versioni, quella tagliata per il mercato americano e quella italiana integrale. Questa è la fascetta reversibile. È la locandina ovviamente originale. Ma questo Blu-ray, uno dei primi che ha fatto la Arrow, non ha una grandissima qualità, infatti c'ha una colorimetria tendente al giallino, insomma un po' una delusione. Peccato, poi la Arrow ha corretto gli errori e quindi adesso i prodotti della Arrow sono dei prodotti di riferimento, ma i primi Blu-ray che editavano non è che erano il massimo della qualità. Fortunatamente hanno posto rimedio dopo con questa edizione qui splendida. Questa è meravigliosa, poi da questa hanno fatto anche il 4K, questa è meravigliosa. Questo non c'è la locandina originale, ma questo artwork è fantastico. Guarda che bello, guarda, guarda che bello, guarda che disegno fantastico, stupendo. Insomma, come non so quante versioni ancora ci sono ancora di Profondo Rosso in giro. Il Blu-ray italiano assolutamente no, quello non l'ho comprato perché non me ne frega niente di avere un'edizione italiana che ha una copertina terrificante, orrenda, e anche la qualità, ho letto un po' di recensioni in rete, è inferiore al Blu-ray Arrow, anche se derivano dallo stesso master. Ovviamente in Italia facciamo sempre le cose a pisello di cane, e quindi niente, mi tengo queste edizioni qui che sono fantastiche, tutte con audio italiano naturalmente. Beh, questo lo sapete già, che io non compro le cose senza l'audio italiano. Vogliamo parlare delle musiche dei Goblin? Che cacchio qua? Ci abbiamo anche il vinile. Toh, beccatelo. Vinile con la copertina non liscia, laminata, prima edizione, quindi questa è che si apre anche all'interno. All'interno, vedi, qui c'è la scritta musiche di Giorgio Gaslini. Non c'è scritto Goblin, perché
Perché nelle prime edizioni del disco, questa prima edizione del 75 non è una ristampa, nelle prime edizioni si dimenticarono di mettere il nome dei Goblin all'interno della copertina, solo, la misero solo all'esterno. Poi dopo le ristampe successive hanno scritto musica di Giorgio Gasini e Goblin, ma nelle prime edizioni no. E quindi poi chiaramente abbiamo il CD. Possiamo mai non avere il CD della colonna sonora. Ragazzi, ma che vi devo dire di Profondo Rosso? Cioè, un film eccezionale, che cosa vogliamo dire? Io sono estasiato ogni volta che ho il piacere di rivederlo, ed è una cosa che durante l'anno succede più di una volta. Non mi capita con tanti altri film che magari vedo una volta e dopo anni non li rivedo più, o li rivedo dopo tanti anni, ma Profondo Rosso almeno una o due volte all'anno me lo rivedo. E questo da tanti anni, anni, anni va avanti questo rito e continuerà. Io non so, chi non ha visto ancora Profondo Rosso penso che debba rimediare al più presto, perché si è perso un grosso pezzo di storia del cinema. E niente, io sono troppo preso da questo film, veramente. Non riesco neanche a parlarne con lucidità. È come quando tu sei innamorato di una bella ragazza, una bella donna, no? Tu sei innamorato e ti perdi di fronte a lei, non trovi le parole, ti imbamboli. A me non mi capita così, poi non lo so. Ci sta magari chi l'amore lo esprime in un altro modo. Comunque, credo che nel campo del cinema di genere italiano, nell'ambito del cinema di genere italiano, nel giallo thriller, è sicuramente una delle vette più elevate, e pone le basi per Argento per il salto poi nell'horror, perché c'è l'elemento paranormale della parapsicologia, e pone le basi poi per il salto definitivo nell'horror che avviene poi successivamente con Suspiria, eccetera, eccetera. Questo poi è tutta un'altra storia.